Carissimi, siamo nello studio, siamo qui a Napoli con professor Giuseppe Fiorentino. Possiamo dire uno dei migliori esperti forse in Italia in questo momento, dopo tanti convegni in Europa, in Stati Uniti, ma io posso dire che il professore era prima che si è accorto anche della mia situazione, che avevo ossigenazione molto bassa in quel periodo, più di un anno fa mi pare, Sì. ma oggi tutti analisi, tutto quanto. Ma voglio fare domanda, professore, se in questo momento, quando lo stress sicuramente di più, c'è minaccia alle guerre, ci sono situazioni difficili anche quelli sanitari, più anche sociali, la gente più stressata, dice, più se questa malattia che danneggia gli organi nostri, totale, è in aumento, come parlano nel reparto di oncologia, anche perché qui c'è importanza anche del cibo quale prendiamo. Io adesso mi sono messo molto di operare sulla questione del grano che sta arrivando dalle parti fuori dall'Europa, è molto, diciamo, danneggiato con pesticidi. Io penso che tutto questo alla fine danneggia sempre e risveglia nostre malattie sempre di più. Traduco polacco. Moi drodzy jestem tutaj z professorem w Napolu, professor Giuseppe Fiorentino, i właśnie pytam właśnie pana profesora, bo to on się zajął moją chorobą ponad rok temu, ratował mnie, kiedy bardzo miałem niskie właśnie wartości, jeśli chodzi o dotlenienie organizmu. No i już mi znów mówi, aby jeszcze dalsze badania uczynić, ale dzisiejsza wizyta i pytam go, czy dzisiaj jest więcej przypadków, że ludzie mają braki w oddychaniu, czy to jest powodem odżywiania, czy ten stan tak wygląda dziś obecnie trudny, czy troszkę się polepszyło. Allora, questo. Allora, le apnee ostruttive del sonno, che è la patologia di cui è affetto il padre, è una patologia molto sottostimata perché è molto misconosciuta. Spesso si presentano una serie di sintomi e segni a cui diamo poca importanza. A więc ta choroba bardzo często właśnie ukazuje się w takich właśnie znakach, można powiedzieć, symptomach. Ta choroba ma tak niewidoczne, których my nie zwracamy na to uwagi. Lo stress e la vita compulsiva, la cattiva alimentazione, sia di qualità che di Di qualità tempistica, anche, no? di qualità non buona, E di quantità anche, e che poi. di quantità, che di tempistica, cioè il fatto di mangiare poco e spesso mangiucchiare durante la giornata, può portare a un'alterazione del metabolismo che viene aggravato dalla comparsa delle apnee ossuttive del sonno che ne peggiorano l'evoluzione clinica. Quindi, Allora, pan profesor mówi o tym, że złe odżywianie, stres, oczywiście jakość pożywienia, on będzie miał wpływ i ma ten wpływ, moi drodzy, na to, jeżeli to pożywienie jest bardziej zatrute, że ta choroba będzie powstawać u ludzi. A więc tutaj mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na zboże, o które też tak się domagamy, żeby było pod większą kontrolą, nie było tych pestycydów mniej w tym podstawowym chlebie nawet, nie? A więc. l'importante è cercare i sintomi clinici, imparare a riconoscere la malattia e prendere provvedimento. Cercare di fare la terapia con una dieta appropriata, con un movimento appropriato, con un'alimentazione di qualità e fare eventualmente le terapie con le protesi ventilatorie in modo da poter ristabilire una normalità nel proprio A corpo. więc potrzeba, to jest musowo, żeby po prostu podjąć właśnie terapię, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne, no oczywiście przez odżywianie, przez właśnie sport, ćwiczenia. To są właśnie rzeczy bardzo ważne. A si può totalmente uscire dallo stato di apnea o la gente resta sempre una volta che è entrato su questa malattia? Można wyleczyć się z tej choroby? Pytam pana profesora, czy też ktoś już całe życie będzie w tym? Allora, si può migliorare e in pochi casi si può anche guarire. Można tylko polepszyć, ale
bardzo mało jest przypadków, że ktoś może wyzdrowieć. Grazie professore, tanti auguri per questo non siamo visti per Pasqua, per tutto quello che lei fa per gli altri, sempre lo prometto la preghiera a tutti noi, che lei adesso è sposa di altri ospedali anche qui a Napoli, a więc życzę wszystkiego dobrego i proszę o modlitwę za professora, ponieważ no, odpowiedzialny jest za wiele szpitali tu w Napolu. Grazie, grazie, signore. Grazie. Grazie.